Calciomercato.com analizza un po' quella la situazione attuale della Juventus con delle indicazioni ben precise. Andiamo a scoprire nel dettaglio oggi qui su FCM New Sport, perché addirittura ci sarebbero già le prime indicazioni di mercato di Thiago Motta, che sarebbe quasi ormai sicuro di stare su quella panchina, quella bianconera, quella tanto attesa, quella tanto ambita, una panchina che con ogni probabilità lascerà Massimiliano Allegri. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM News Sport, e come sempre vi ricordo è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati in maniera totalmente gratuita. Se si va, iscrivetevi e lasciate like ai contenuti. E allora Giuntoli starebbe preparando forti, fortissimi cambiamenti per quanto riguarda la prossima stagione, una stagione che vedrà la Juventus impegnata su vari fronti, quindi campionato, ed è un campionato in cui non puoi fare la stagione di quest'anno, in cui praticamente regali tutta la seconda parte di stagione agli avversari. Avrai il ritorno della Champions League e non sarà una Champions League normale, sarà una Super Champions League in cui ci saranno altre quattro squadre italiane. Ci potrebbe anche essere una quinta altra squadra insieme alla Juve, perché ricordiamoci che se dovesse vincere una tra Atalanta e Roma l'Europa League, le squadre che andrebbero in Champions League sarebbero sei, quindi sarebbe un qualcosa di mai visto nella storia del calcio italiano. E oltretutto hai la Coppa Italia, quindi terza competizione da cui dover, in cui doversi confrontare, e il quarto è il Mondiale per club, la prima edizione del Mondiale per club, che ricordiamo già con un anno di anticipo, ve lo diciamo, seguiremo insieme con le partite, con l'analisi post partita, tutti insieme qui se facciamo New Sport. Per cui si comincia a programmare, partendo da che cosa? Chiaramente dalla difesa. La difesa sarà un punto essenziale, perché secondo calciomercato.com saranno due IAD importanti. Intanto Alexandro, ma anche De Sciglio. De Sciglio non ha un contratto di scadenza, ma potrebbe lasciare. Alexandro ha un contratto di scadenza, quindi lascerà sicuramente. Ma la notizia è che con l'addio di Allegri anche De Sciglio potrebbe andare via. Perché? Perché ha un contratto che non è da giocatore con primario, ma soprattutto negli ultimi anni praticamente non ha giocato mai. Infortuni, controinfortuni, prestazioni quando era in campo negative. Alexandro e De Sciglio andranno via. Alexandro con ogni probabilità tornerà in Brasile, De Sciglio potrebbe essere salutato con addirittura una rescissione contrattuale. E questo è l'aspetto interessante. Occhio perché se dovesse arrivare una super offerta, oltre ad Alexandro, un altro brasiliano che potrebbe salutare è proprio Bremer. Perché Bremer è uno di quelli che in questo momento ha più mercato. I nomi che hanno più mercato in questo momento sono due, quello di Vlahovic e quelli di Bremer. Soprattutto Vlahovic e Bremer, che sono gli unici che attualmente in questa rosa ti possono portare una cifra superiore a 50 milioni. Per questo la Juventus non esclude categoricamente una loro cessione, perché di fronte a super offerte sono tutti cedibili, con la differenza che magari un giocatore di livello più basso, se ti porta 3-4 milioni, ci pensi e dici vabbè, 3-4 milioni magari me lo tengo perché in futuro mi può portare di più. Uno come Bremer, che ti offrono 60 milioni, la Juventus ci pensa. Io ritengo la cessione di Bremer sbagliata, perché è difficile trovare un altro in Europa in questo momento a livello di Bremer, e continuo a credere che in futuro ti possa valere anche più di 70 milioni. Detto ciò, la notizia è che di fronte a un'offerta del Manchester United, che più volte ci ha detto essere interessato a Bremer, la Juventus la valuta. Bremer è una clausola rescissoria di 60, tra i 60 e i 70 milioni di euro, varia in base a delle prestazioni, invece in base a chi lo richiede, una serie di diciamo di clausole particolari, ma che è attivabile dal 2025. Quindi la prossima estate, che sarà quella del 2024, di certo nessuno può usufruire di questa clausola rescissoria. Va da sé però pensare che se l'anno prossimo è una clausola da 65, se quest'estate si presenta il Manchester United con 70 milioni in mano, è chiaro che la Juventus ci pensa. E di fronte a 70 milioni, fidatevi, la Juventus vende. Attenzione, perché c'è un altro aspetto da considerare. C'è anche quello di Danilo, ma andiamoci con calma. Perché sul sostituto di Bremer, Giuntoli avrebbe già individuato Calafiori. Calafiori è un nome che si porterebbe dietro Thiago Motta, perché se dovesse realmente arrivare proprio Thiago Motta, Calafiori sarebbe il primo nome che si vorrebbe portare proprio dal Bologna, o meglio il primo secondo me a livello di gestione del campo era Ferguson, però Ferguson si è fatto male, quindi allora a quel punto il nome più indirizzato per la Juve è quello di Calafiori. Che attenzione, ci sono alcuni aspetti da considerare. Il primo, potrebbe arrivare anche in caso
di permanenza di Bremer, punto primo. Punto secondo, secondo me potrebbe arrivare anche in caso di mancato arrivo di Thiago Motta. Cioè Chialafiori è uno che piace a Giuntoli già da prima di questa esplosione al Bologna. E gli è sempre piaciuto già, poi con quest'anno, con questa esplosione da centrale difensivo, adattato da Thiago Motta ancora di più. Quindi Calafiori è un nome che piace. È chiaro però che le alternative sono due: o arriva al posto di Bremer e quindi lì offerta importante, oppure attenzione perché potrebbe arrivare al posto di Thiago Giallo. Voi direte ma come, Thiago Giallo è arrivato ora? Sì, però Thiago Giallo potrebbe essere clamorosamente ceduto, oppure potrebbe essere mandato in prestito, prestito diritto di riscatto, prendi anche Calafiori con prestito con il diritto di riscatto. Quindi poi a quel punto l'anno prossimo decidi chi riscattare, se riscattare Calafiori e vendere Thiago Giallo, oppure riprendere Thiago Giallo e rimandare a casa Calafiori. Operazione particolare, ma comunque efficace. Occhio perché ci sono altri nomi in lizza, perché c'è quello di Todibò del Nizza e quello di Lacroix del Wolfsburg, tutti nomi che Giuntoli sta cominciando a sondare. Attenzione perché la difesa è un punto fondamentale e anche in difesa c'è un altro nome che vacilla, che è quello di Danilo, che non ha chiesto la cessione. Qualche giorno fa abbiamo parlato di una situazione delicata, cioè quella di Danilo, che potrebbe lasciare la Juventus in virtù del futuro di Allegri. Io credo che Danilo sia legato alla Juventus a prescindere da Allegri, quindi io penso che possa rimanere. E ha un contratto in scadenza del 2025. Ma attenzione, perché nel contratto che lega Danilo alla Juventus c'è una clausola molto simile a quella che ai tempi aveva legato per un anno in più Alessandro alla Juve e Cuadrado alla Juve, ossia scadenza 2025, ma ha una clausola in virtù del fatto che se giocherà l'anno prossimo il 50% delle partite della prossima stagione, e quindi considerando tutte le competizioni, Mondiale per Club, Champions League, Coppa Italia e Campionato, qualora la Juventus si dovesse qualificare in Champions League, ricordiamolo, a quel punto ci sarebbe un rinnovo automatico del riscatto fino al 2026. Questo consentirebbe quindi a Danilo di stare alla Juventus alle stesse cifre per un altro anno fino al 2026. Quindi Danilo secondo me va verso la permanenza, anche perché io continuo a dire, e lo dicevo anche il precedente contenuto, che quando vai in Champions League, quando vai nel Mondiale per Club, quindi competizione dove te la giochi con grandi squadre, non basta avere tutti i ragazzini, ti serve qualcuno d'esperienza, ti serve qualcuno che in momenti difficili si prenda per mano la squadra, si serve qualcuno che dopo un primo tempo terrificante, banalmente viene in mente quello di Cagliari, ecco, pensate a un primo tempo terrificante del genere in Champions League. Ecco, serve uno che nello spogliatoio prende tutti per le orecchie e comincia a urlare, a dire il capitano che dice qua non si va avanti così, servono queste figure qua, non si può andare avanti solo con i ragazzini di 23, 22 e 21 anni, servono figure di riferimento che potrebbe arrivare al mercato, sicuramente, lo spero, ma Danilo è uno di quelli che in questo spogliatoio serve tanto. E non ci sarà più Max Allegri l'anno prossimo, quindi quelli che dicono ma Danilo è uno di Allegri, quindi dice quello che dice Allegri, beh non ci sarà più Allegri, quindi vedremo come si comporterà Danilo anche nei prossimi anni. E quindi una difesa che potrebbe mutare tanto il prossimo anno, e quindi vi dico, vi piace questa nuova prospettiva? Io francamente vi dico, spero con tutto il cuore che possano rimanere sia Bremer che Danilo. Su tutti gli altri, francamente, io potrei anche dire, ok, da Rugani, a De Sciglio, ad Alessandro, allo stesso Gatti, che a me personalmente non fa impazzire. E a questo punto mi viene in mente anche lo stesso Thiago Giallo, che se ti dovesse far portare a casa una cifra importante, io potrei anche pensare di venderlo, visto che fino ad ora non sembra essere in condizione di poter giocare. Ma vedremo, ne parleremo presto qui su Facciamo in Sport.